peccato per il risultato, perché sarebbe stato ovviamente meglio vincere, però ancora un tuo gol nell'azione più bella della partita, questo lo possiamo dire. Sì, mi dispiace perché non abbiamo vinto questa partita a casa, però per noi c'era una partita molto difficile perché abbiamo cambiato di allenatore, anche di modo di gioco, però sì, un gol per me molto importante, anche bella azione, e questo è importante. Senti, io ti chiedo questo, visto che parlavi di cambio di modulo, no? Che sei un trequartista, al fatto, forse di quello un po' più penalizzato dal 5-2, com'è stato per te tornare a giocare con il 4-3-1-2? Ma per me questo modulo, per me è meglio, no? Perché l'anno scorso anche abbiamo giocato in questo modulo e a me mi piace perché sono vicino da gol e posso fare anche ultimo passaggio e anche gol. Sì, per me è meglio. Nel momento dove praticamente si sembrava si potesse andare a chiudere la partita, siamo riusciti a chiudere la gara con tante occasioni fallite, poi abbiamo preso l'ennesimo gol della stagione. È mancata forse però la reazione, quella rabbia, no? Negli ultimi minuti, anche se te giustamente poi in ultimi minuti. Sì, giusto, ancora abbiamo fatto un gol e dopo gol abbiamo giocato un po' non bene come prima e sempre si, non lo so, anche partita scorsa contro Cremonese uguale, no? E dobbiamo migliorare questo e portiamo 3 punti a casa, no? Allora Manuel, adesso un po' di tutto questa settimana, ci ritroviamo a cominciare in pareggio con il Brescia, che ha fatto storcere la bocca a qualcuno perché si aspettavano la vittoria, magari la giornata è anche propizia perché hanno pareggiato quasi tutti. Ti chiedo insomma di fare un po' un riassunto di come ha vissuto la settimana la squadra, questo passaggio da allenatore, e poi chiaramente un tuo giudizio su questa partita. Beh, partiamo da domenica scorsa, dove mi è stato comunicato l'esonero di mister Vivarini, che comunque ringrazio lui e tutto il suo staff, insomma, per la disponibilità e per il lavoro che abbiamo fatto fin qui, a nome mio, da capitano, e a nome di tutta la squadra. È stata una settimana un po' strana perché molte volte, o il più delle volte, ci si aspetta un esonero quando i risultati, insomma, il più delle volte ci sono dei risultati negativi in sequenza. La società ha deciso di farlo in questo momento, e in un momento in cui quasi nessuno, o comunque nessuno, se l'aspettava, e quindi un po' di scombussolamento all'interno del spogliatoio c'è stato. Però allo stesso momento, da persone intelligenti e professionisti, si sa che insomma, può succedere che venga cambiato allenatore, e da subito la squadra si è messa a piena disposizione del mister. Non era semplice preparare una partita dopo 4 giorni, insomma, in 4 giorni con un allenatore nuovo scusate, soprattutto con un cambio completo di modulo, e la squadra è riuscita comunque a mettere in campo le idee del nuovo allenatore, è riuscita a mettere in campo un buon gioco. Ovviamente in 4 giorni non era semplice codificare completamente i movimenti, e in questo caso mi riferisco insomma un po' al gol preso, e purtroppo siamo usciti di nuovo con un altro pari. È normale che, vedendo poi i risultati e tutti gli altri, ti resta l'amaro in bocca, perché sì, siamo sempre lì tutti agganciati, tutti in pochi punti, però allo stesso momento potevamo fare un saltino diverso. Però voglio comunque fare i complimenti ai miei compagni, perché non era semplice in questa settimana riuscire a voltar pagina in poco tempo e essere completamente a disposizione e completamente concentrati nella partita di questa sera. Ciao, io con il mister si parlava del fatto che comunque la squadra gli era piaciuta per alcune cose e non è piaciuta per altre, e una delle cose, diciamo, che gli era piaciuta a me era quella di non aver chiuso la partita nei momenti in cui magari è possibile. E poi gli ho fatto una domanda sulla gestione degli ultimi minuti, no? Perché sembrava che la squadra fosse non troppo convinta, no? Nel cercare il gol del 2-1, ora magari è un'impressione. Però ti chiedo se eventualmente, se questa impressione è giusta secondo te, è dovuto più a un aspetto mentale oppure fisico, diciamo.
Beh, sicuramente nel momento in cui non esce a punteggio pieno, ma anche quando esce a punteggio pieno, ci sono delle cose che all'interno della squadra, sia a livello tecnico che tattico, ci sono delle cose che non vanno e vanno migliorate. Il fatto che la squadra non ci credesse, insomma, non mi sembra, perché comunque gli attaccanti continuano ad andare in profondità. Loro ovviamente ci hanno messo un po' sotto pressione, però senza mai, la squadra non è mai sbandata, la squadra non ha mai perso, si è perso un po' di campo ma non ha mai concesso grandissime occasioni a loro, anzi abbiamo fatto l'1-0, poi c'è stata di nuovo la stessa occasione di Zajc, uguale identica a come praticamente aveva fatto gol, ce n'è stata un'altra di Caputo che non è arrivato su un calcio di punizione laggiù in fondo, che insomma la difesa del Brescia si era un po' addormentata, però la squadra ci ha provato e ci ha creduto fino in fondo, poi ma probabilmente si è andati un po' in, io personalmente ero un po' giù con alla canna del gas, e nel momento in cui magari inizia a avere qualche giocatore che a livello fisico negli ultimi minuti non è più brillante, magari perdi di velocità di gioco, perdi di lucidità, inizia a regalare qualche pallone agli altri. Però ti ho detto, non era semplice in 4 giorni comunque preparare una partita come quella di oggi. Ecco Manuel, sicuramente 4 giorni, come stavi dicendo te, sono stati pochi per il tecnico per preparare una gara e soprattutto cercare di capire fino in fondo le vostre qualità. L'impressione mia è questa valutazione, non soltanto maturata in questa gara ma anche nelle ultime, nelle precedenti, è che la nostra squadra sia a tratti, a volte, un po' troppo leziosa, no? Tanti giochi, diciamo così, tante giocate molto riusciti questa sera, dobbiamo dire, il gol è arrivato grazie a queste giocate, ma l'impressione è che debba ancora acquisire quello che forse in determinate situazioni serve per chiudere le partite nel campionato di Serie B, la grinta, la cattiveria, in Napoli dicono la cazzimma, no? sotto porta, anche se oggi gli episodi sono girati a sfavore, perché è una cosa che comunque cioè, un giocatore o ce l'ha o non ce l'ha, non fai safe. Puoi in alcuni momenti tirargliela fuori, però o uno o ce l'ha o non ce l'ha. Questa squadra è abituata col gioco a rendersi pericolosa nei confronti degli avversari, col gioco creare le situazioni a gol. Se pensate di vedere un Empoli che butta palla avanti e va a fare la guerra, probabilmente vi sbagliate, perché non abbiamo le caratteristiche fisiche per farlo, non possiamo farlo. Lo possiamo fare all'ultimo minuto, magari mettendo dentro, buttando palla, però per il resto della partita non lo puoi fare, perché non abbiamo quelle doti e quelle qualità. È una squadra che soltanto attraverso il gioco può raggiungere il risultato che tutti vogliamo e che tutti, insomma, e che tutti speriamo. Senti Manuel, prima di lasciarti andare, hai parlato prima di te, hai detto che alla fine eri alla canna del gas, hai usato questo termine, anche l'allenatore prima ha detto che non è contento della condizione generale fisica. Ti chiedo, quanto capitano e rappresentante del tuo gruppo, se anche te riscontri questo deficit fisico a questo punto della stagione. Ma a me non sembra. Io personalmente probabilmente ero un po' in difficoltà, perché nel momento in cui passi da fare il quinto a centrocampo al quarto dietro e il campo da coprire comunque è più lungo, sai di non avere nessun difensore centrale, come quando fa il quinto, è il terzo dietro che ti può coprire le spalle, ovviamente i movimenti vanno, insomma, sono completamente diversi, sono diversi, e quindi ci sta di essere un po' in difficoltà. Era una settimana corta, era una settimana diversa rispetto alle altre, quindi anche il recupero inizia a esserci un po' di stanchezza, e sotto, per quanto mi riguarda, anche la fase emotiva ti può portare a essere più in difficoltà fisica, nel senso che la squadra è partita forte, è partita subito per cercare di dare un segnale anche a lei stessa e comunque a tutto l'ambiente che siamo qui, abbiamo voltato pagina, e ci sta che male agli ultimi minuti la vai a pagare. Però non mi sembra che la squadra sia in difficoltà fisica. Con questo modulo, secondo me, sei più portato a, nel momento in cui giochi molto centralmente e perdi palla, sei più portato a far area, e questa squadra probabilmente attualmente non è pronta per farlo, perché con un modulo diverso non ti portava, ecco, a fare questa tipologia di lavoro. Però è soltanto una cosa temporanea, dove nel momento in cui hai palla sai per preciso cosa fare, cosa non fare, con questo modulo quali sono le cose positive e quali sono le cose negative da cercare di limitare.
e questo, insomma, soltanto col tempo, con gli allenamenti e con il provare in allenamento le situazioni, riesci a capirlo.